Lo sport calabrese ha una nuova protagonista. Si chiama Associazione Sportiva Dilettantistica Real Pizzo Santa Croce e da qualche settimana fa parte del seguitissimo mondo del calcio a 5 giovanile. Una novità assoluta per la città napitina. Mai nessuno da quelle parti si era spinto fino al futsal. Un impegno importante, partendo dai più piccoli, la base dello sport. Aggregazione e divertimento. Questo l'obiettivo numero uno. Poi l'agonismo. Sotto la guida di mister Carmelo Evoli, nella prima giornata la squadra pizzitana ha espugnato Rombiolo, per poi essere sconfitta in casa dal Philadelphia nel turno numero due. Il primo casalingo davanti al pubblico amico, una festa nonostante il KO. Io ringrazio tutti quanti perché ci credono a questo progetto, quindi speriamo di andare avanti. Nel giorno della presentazione ufficiale della squadra e dell'intero staff, sugli spalti anche un tifoso d'eccezione, il sindaco di Pizzo, Gianluca Callipo. Bisogna ringraziare la famiglia Santa Croce e tutta la realtà della Real Pizzo perché ha creato una nuova realtà sportiva, quella del calcio a 5. Sono tantissimi i ragazzi, i ragazzini coinvolti, anche le loro famiglie seguono le varie attività come giusto che sia e noi come comune cerchiamo di essere vicini a questa bellissima realtà sportiva che è la Real Pizzo, così come cerchiamo di farlo con le altre realtà sportive della città perché nonostante le difficoltà economiche degli enti, le difficoltà di riuscire magari ad adeguare al meglio le strutture, facciamo il possibile per promuovere lo sport e per essere vicini alle associazioni sportive del territorio. Alessio Bonpasso per la CNews 24.